Di Bianca Chiriatti venerdì 25 maggio 2018. Domani pomeriggio, sabato 26 maggio, Elena Santarelli sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove racconterà per la prima volta la malattia che ha colpito suo figlio Giacomo, di 9 anni, avuto dall'ex calciatore Bernardo Corradi. La showgirl ha raccontato nel programma del sabato di Canale 5 che questa è la prova più difficile della sua vita. La diagnosi è arrivata il 30 novembre 2017, c'è tanta sofferenza, ma il suo messaggio è di speranza, ci si rimbocca le maniche, anche per amore della sua bella famiglia. Giacomo ha anche una sorellina, Greta. La Santarelli è dell'idea che le cose si debbano chiamare con il proprio nome. La psicologa mi ha detto di cercare di essere positiva, perché se il bambino vede la mamma allegra lo sarà anche lui. Il linguaggio usato con Giacomo è un linguaggio chiaro, il problema si chiama tumore. Ci hanno consigliato di non nascondere la verità e di non lasciare irrisolte le sue domande. Non ho mai trattato mio figlio come un malato e mi piace dirlo alle mamme che ci guardano da casa e che magari stanno vivendo una situazione simile alla nostra. Il racconto della malattia è stato graduale, siamo partiti da una versione più leggera per arrivare poi a una più dettagliata, sempre con un linguaggio adeguato a un bambino di quasi 9 anni, quindi ormai in casa sono in 6, io, Bernardo, Giacomo, Greta, il cagnolino Neve e il tumore. Che c'è e lo affrontiamo. È una battaglia che si può assolutamente vincere, ne sono convinta. Le cure di Giacomo non sono ancora terminate, ma siamo tutti super positivi perché stanno andando nel verso in cui dovrebbero andare. Molti definirebbero questa condizione una disgrazia, per me invece non lo è un'opportunità di fare questo passaggio della vita, a cui evidentemente eravamo destinati, e magari trarne anche dei benefici. Elena è una donna forte, e cerca il lato positivo in ogni cosa. E l'ha trovato anche grazie allo spirito positivo del marito, Bernardo Corradi. La scelta di condividere il tutto via social per lei è stata la più adatta, volevo dare un messaggio positivo. Avevano iniziato a chiamarmi alcune testate giornalistiche perché la notizia iniziava a girare, quindi prima o poi sarebbe uscita, così ho deciso di scriverla io con le mie parole, semplici e di getto. Poi, dai social mi è arrivato molto amore. Tante mamme che vivono la stessa mia situazione mi hanno scritto e dato coraggio. L'ho fatto anche per far passare un messaggio di aiuto alla ricerca, se le chemio di oggi non sono come quelle di 10 anni fa è solo perché la ricerca è riuscita a fare passi da gigante. Mi sono arrivati anche messaggi che non ho accettato, ci sono state persone che mi hanno detto di curare mio figlio con le erbe o con medicine alternative. Gli ingredienti per curare il tumore sono 4, la chemioterapia, la radioterapia, l'allegria della famiglia e la positività della mamma e del bambino. Vota l'articolo 4.00 su 5.00 basato su 164 voti. I video del canale Donna.